seconda edizione del corso di computer forensics. Per noi è un piacere, diciamo, ripetere questa esperienza rispetto all'anno scorso, che ha avuto un successo ordinario alle nostre aspettative, e quest'anno siamo qui per cercare il possibile di migliorarlo in alcuni aspetti sia didattici sia scientifici. Anche quest'anno abbiamo deciso di ripetere l'esperienza, di partire piuttosto che con una lezione classica, con un momento di riflessione su alcuni aspetti specifici della materia, e abbiamo con noi, diciamo, degli autorevoli ospiti che ci tratteranno su alcuni argomenti a nostro parere interessanti. Purtroppo non avremo tempo di vedremo fino un po' prima rispetto all'orario solito delle lezioni, che normalmente andranno alle 15 alle 19, alle 18, perché i nostri ospiti hanno problemi di aereo, però pensiamo di aver allestito un programma abbastanza denso a tenervi a incollare le sedie. Do la parola al professore Gallo, che modererà l'incontro e presenterà un po' di più. Sì. Buonasera a tutti, cominciamo subito. Dopo Sebastiano, che ha fatto le ore di casa, io inviterei il preside, il professore Marino, il direttore del dipartimento, a dare il benvenuto agli ospiti. Prego. Sono particolarmente contento di essere qui per l'inaugurazione di questo corso in informatica forense. Questa è la seconda edizione del corso e questo corso è gestito dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di cui io sono il decano facente funzioni di preside. Non mi sono potuto tirare indietro assolutamente, perché questo è l'ultimo corso gestito dalla Facoltà di Scienze, perché come tutti voi sapete la Facoltà di Scienze, come tutte le facoltà, verranno disattivate. Il 31 ottobre di quest'anno cesseranno le facoltà e tutti i compiti didattici che erano propri delle facoltà passeranno ai dipartimenti. Quindi, dopo secoli di storia delle facoltà, le facoltà cesseranno, e tra queste cesserà anche la nostra gloriosa Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Questo è quando è prescritto dalla legge 240 del 2010, la cosiddetta legge Gemmini, e il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, del nostro Ateneo, ha stabilito che questa cessazione avverrà proprio il 31 ottobre di quest'anno. Quindi io, come decano, allora do il... diciamo il saluto, diciamo auguro che il corso abbia, così come è avvenuto in passato, i migliori, diciamo, le migliori prospettive. E come decano devo dire che, nonostante l'età, sono ancora in grado di riconoscere le iniziative valide che sono frutto di valide collaborazioni e, diciamo, che investono, coinvolgono problemi attuali e complessi della nostra società, e il corso che stiamo inaugurando è una di queste valide iniziative. Come nonno di tre bambini ancora in tenera età, con molto piacere leggo che il fine ultimo del corso è quello di garantire la tutela dei diritti dell'infanzia sul web, e questo mi fa molto piacere. Auguro agli studenti, ai docenti di questo corso i più fervidi auguri di buon lavoro. Allora, direttore del dipartimento. Io sono velocissimo, do il benvenuto a tutti quanti. Complimenti per questa iniziativa, è il secondo anno. Dico soltanto che l'iniziativa non è ferma soltanto alle lezioni che continueranno, ci sarà un laboratorio, l'IPLAB, quest'anno l'abbiamo un po' potenziato, e quindi gli studenti potranno intervenire e anche gli esterni in qualche modo potranno frequentare il nostro laboratorio. E ringrazio anche Telefono Arcobaleno e tutti quanti quelli che sono qua, e buon lavoro a tutti. Grazie professor Moro. Presenza sia della facoltà della nostra professore Marino che del direttore del dipartimento della nostra professore Buono è significativa,
perché nella legge citata le competenze della facoltà in gran parte passano al Dipartimento e grazie a Dio, almeno per quanto riguarda questo pezzettino della comunità scientifica, c'è grande continuità, come vedete. Io passo di nuovo la parola a Sebastiano, che poi è stato l'organizzatore locale del corso, che introdurrà un po' i vari temi, raccomandando soprattutto a Sebastiano di ringraziare tutti gli organismi esterni che, dandoci aiuti di vario tipo e forma, rendono possibile questa iniziativa. Questa iniziativa è un po' una didattica extra, un'aggiunta di contenuti che noi riusciamo a garantire con le risorse interne dell'università, riusciamo a farlo proprio perché abbiamo risorse esterne e queste risorse esterne vengono dal mondo del privato, dell'associazionismo, degli enti, degli sponsor, eccetera, eccetera, e quindi dobbiamo necessariamente ringraziare queste persone che dimostrano grande sensibilità e grande attenzione e ci danno fiducia come ente formatore. Prego, Sebastiano. Ok, grazie. Allora, oggi ci troviamo qui a inaugurare questo corso e chiaramente, come diceva il professor Gallo, non possiamo che ringraziare tutti diciamo, gli attori che diciamo, da un po' di anni a questa parte diciamo, costituiscono il movimento che sta attorno alla computer forensic qui a Catania. In particolare, il corso nasce da una sponsorizzazione scientifica e diretta su questi temi per il Marco Baleno, un'interessante governativa che si occupa della tutela dei diritti e dell'infanzia sul web. E proprio con loro abbiamo iniziato un percorso che ci porta a studiare i mezzi tecnologici necessari per contrastare il possibile, diciamo, alcune dinamiche criminali sul web. Il titolo di questa giornata di oggi, come vedete, vuole essere molto ambizioso, ma non perché diciamo, ci piace freggiarci di parole, diciamo, tra virgolette, così diciamo, spettacolari, ma in realtà perché, come sapete, il mondo delle tecnologie digitali cobra tantissimo. Quindi, come tale, riuscire a starci dietro nel tempo non è semplice, neanche per avere dei lavori. E quindi, diciamo, da qui l'esigenza di circondarsi di persone che sono esperte della materia, che ci aiutano nel mettere su inserire questo tipo. A questo tavolo, sentirete diciamo, parlare dopo di me, diciamo alcuni dei maggiori esperti nazionali nel settore della computer forensic. Abbiamo il professor Maiori, titolare della cattedra di informatica e forense a Bologna, che è stata una delle prime cattedre in Italia sull'argomento e che ha introdotto diciamo, nel mondo accademico questa tipologia di studi. E poi abbiamo il piacere quest'anno di avere con noi il funzionario dell'NCIS di Sigonella, Salvatore Lomonaco, che a sua volta ci farà vedere come diciamo, in un contesto vicino geograficamente, ma a volte diciamo, distante dal punto di vista anche di metodologia, spesso diciamo, molto più all'avanguardia di quando non siamo noi, diciamo, approcciano questo tipo di problematiche. Detto ciò, qui vedete in questa slide quelle che saranno le tematiche più specifiche cui i nostri relatori si occuperanno. Il mio compito oggi è quello di introdurvi brevemente a quello che è il contesto del corso vero e proprio, ed in particolare vi parlerò un po' dell'approccio che è quello diciamo, più specificatamente rivolto al mio settore di riferimento, che è l'analisi di immagini e video e film forensi. Dopo di me parlerà il dottor Caccavella, che invece curerà diciamo, l'aspetto tecnologico relativo a quello che è più forensic, e quindi farà un'introduzione a questa parte specifica del corso. Il corso, come sapete, si innesta all'interno del corso di laurea in informatica, prevede 6 crediti, 6 CFU, quindi per un totale di 48 ore di lezione, e quello che vogliamo fare, quello che vogliamo darvi, è la possibilità di approfondire aspetti specifici legati a computer e image forensics, vedremo un po' cosa significa. Soprattutto perché diciamo, questa branca dell'informatica, sicuramente nuova, richiede, non, diciamo, non ha tutt'oggi una vera e propria guida di riferimento, per cui cioè, gli aspetti pratici di tutti i giorni, gli operatori di polizia giudiziaria,
giudiziaria, i consulenti, i giudici si trovano spesso in difficoltà nell'affrontare, come dicevo prima, gli aspetti della tecnologia che spesso cambiano in continuazione, quindi diventa difficile riuscire ad affrontarli. Da un punto di vista del coordinamento, il corso sarà gestito da me in collaborazione con il dottor Caccavella e cercheremo in qualche modo di dare una panoramica di diversi aspetti. Innanzitutto cerchiamo di capire che significa oggi fare investigazione digitale, cioè che significa oggi, anche dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, come è normata tutta la materia, come è possibile che un dato informatico che possa essere acquisito, come possa diventare prova, come si fa a dire se è un dato originale, se è manipolato, se è un'immagine autentica o meno, così via. Cerchiamo di capire dal punto di vista informatico come si forma la prova, come deve essere gestita all'interno di procedimenti giuridici. E chiaramente nel fare ciò non potremo fare altro che dare un'occhiata per più ai problemi tecnici che nascono in questo contesto. Diciamo subito che i problemi tecnici sono notevoli, diversi, i campi di applicazione sono grandissimi. Per cui diciamo, un corso di 48 ore in realtà non è in grado di fornire le competenze necessarie per padroneggiare la materia. Per questo motivo, mentre l'anno scorso abbiamo preferito, visto che è il primo anno, dare una panoramica dell'esistente, quest'anno cercheremo di concentrarci un po' di più su alcuni temi specifici. In particolare, con il dottor Caccavella, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Tematico di Siracusa, stiamo pensando di portare in aula alcuni casi concreti che cercheremo di sviscerare con gli studenti. Cioè partiremo da alcune, per fare delle indagini in aula e in qualche modo proveremo, partendo dalla pratica, a spiegarvi quali sono, qual è il modus operandi all'interno dell'investigazione digitale. E proprio in questo ci aiuta il fatto che, avendo un laboratorio a disposizione, che forse inaugureremo lunedì prossimo, che potremo utilizzare come area d'appoggio, tra virgolette, per i nostri esperimenti. Questi sono i due modi importanti che in qualche modo inquadreremo, quindi in generale tecniche di trattamento dei reperti informatici, dove per reperti informatici si intende sia il dato presente su una disk, per intenderci, ma anche e soprattutto i dati che possono essere su web. E lì nasce la problematica di capire qual è, da un punto di vista tecnico, il modo migliore per acquisire dei dati sul web per natura proprio sono volatili e che spesso non provengono da più fonti. Sapete benissimo, una pagina web in realtà la pagina dinamica in cui diciamo, ciò che vediamo al video può risiedere su server differenti, posti anche lontani tra di loro, per cui diciamo, la modalità di acquisizione in quel caso del dato informatico deve essere fatta in un certo modo, non è sempre detto che si possa fare con tutte le modalità forensi, quindi diventa importante riuscire ad affrontare questo aspetto. E da un punto di vista logistico le lezioni si terranno in aula 24 o lunedì alle 15. Aula 24, no, aula 24. La è l'altra. Ok, alcune brevissime un'introduzione brevissima perché abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto una serie di docenti che ho chiamato Dream Team, perché avevamo in realtà veramente delle persone molto in gamba in diversi settori della computer forensics che hanno intrattenuto un po' e hanno dato veramente moltissimo materiale e tutt'oggi consiglio ai studenti di quest'anno di andarsi a rivedere anche il file dell'anno scorso per avere veramente molto materiale anche e soprattutto da un punto di vista critico, nel senso che siamo riusciti ad avere una panoramica completa di molti aspetti della materia. L'anno scorso abbiamo avuto 10 professionisti o 10 professionisti appartenenti alle forze dell'ordine che hanno usufruito di una borsa di studio offerta da Leonardo Arcobaleno e che quindi hanno conseguito alla fine del corso il titolo che hanno superato l'esame, sono iscritto al corso come corso singolo e abbiamo avuto circa 150 studenti. In più abbiamo avuto un agreement con l'azienda Pumped che ci ha fornito in licenza gratuita per tutto il lavoro del corso uno dei software per l'elaborazione delle immagini a videoforense che
con i quali gli studenti hanno giocato, hanno fatto gli esperimenti, hanno fatto le prove in itinere, mi sembrava giusto segnalarlo. E inoltre, come output, tra virgolette, del corso, abbiamo prodotto alcuni moduli software, di cui alcuni sono disponibili a questa pagina, a questo indirizzo web, che sono dei plugin per un software di produzione di immagini chiamato ImageJ, che permettono di applicare alcuni filtri o di tirare fuori alcune evidenze su immagini da poter poi utilizzare le forense, che vedremo cosa significa, nel senso che documentano in maniera opportuna le operazioni fatte sulle immagini e consentono di poter utilizzare l'output anche in un dibattimento, in quanto viene rilasciato anche un report con i parametri dei filtri di tutto ciò che viene applicato. E in più abbiamo aggiunto alcuni moduli al software di forense, di cui ci parlerà il dottor Ferrazzano, sempre all'interno degli studenti, che sono tutt'oggi utilizzati a pieno titolo. Okay? Quest'anno cosa pensiamo di fare in più, o comunque di diverso rispetto all'anno scorso? Intanto abbiamo una collaborazione con il YouTube, Google Technical User Group, di Catania, si è gentilmente offerto di prendere le lezioni del corso e creare un canale su YouTube in cui sarà possibile fruire anche da remoto, sempre che abbiamo un consenso da parte di tutti i relatori, diciamo, delle lezioni del corso. Il modulo che curo direttamente io sul Image Video Forensic in realtà verrà condiviso con un progetto di learning online, learning a distanza, realizzato dal Tribunale di Milano in collaborazione con il CILEA e il Comune di Milano. E si tratta di un progetto che è rivolto, quello di formazione è rivolto alla polizia giudiziaria del distretto di Milano. E ci è stato richiesto proprio di fornire, possibile, questa parte del corso, perché diciamo, tra virgolette, credo che siamo gli unici in Italia che teniamo un corso universitario su queste tematiche, e quindi molto, diciamo, professionalizzato, tra virgolette. Un'altra novità di quest'anno, come dicevo prima, sono le gestioni di laboratorio. Il laboratorio di Pilab in realtà era 146, 145, come ho scritto qui, in cui utilizzeremo dei toolkit forensi, sia in termini di hardware che di software, per esercitarci un po' sul campo. Quindi l'approccio più seguito l'anno scorso, che era solamente lezioni frontali, con esercitazione tra virgolette da fare a capo, quest'anno verrà sostituito un approccio misto, che speriamo possa essere un po' più professionalizzante. Stiamo pensando e stiamo discutendo anche di acquisire delle licenze accademiche di uno dei software utilizzati in questo anno, che è FTK, uno dei più noti, e stiamo trattando per avere uno sconto. Va bene, poi infine per gli esterni sarà un nostro piacere riuscire a offrire loro dei libri di testo sulla produzione delle immagini, quindi tutti gli esterni del corso, professionisti, avvocati, forze di polizia, mi contattano privatamente, perché diciamo, offriremo, diciamo, questo gadget, tra virgolette. Ok, e infine ringraziamento a tutti, diciamo, gli attori, diciamo, che permettono, hanno permesso, stanno permettendo di continuare questa avventura. Vi trovate descritti qui, la collaborazione con l'Università di Bologna con la cattedra del professor Maiori è risultata fondamentale, e quest'anno in più abbiamo il login del GTUG che ci supporta. Le informazioni per gli studenti, quelli importanti, sono le modalità d'esame, sicuramente ci saranno le prove di itinere o magari sostituite delle prove di laboratorio che permetteranno, diciamo, di acquisire le competenze necessarie per superare l'esame, che devono essere viste in alternativa con un'eventuale prova scritta. E per chi vuole, concorderemo con realizzare un progetto software che aiuterà ad aumentare, tra virgolette, il voto finale. Tutto il materiale del corso è disponibile a questo indirizzo, e per contattarmi potete utilizzare l'email, il forum, vuole venire al ricevimento. Velocissimamente, perché siamo in corsa, vi dico cosa si occuperà il mio modulo specifico. Dal titolo Image Video Forensic nasce un po' dalla definizione dell'FBI, che ci dice come, diciamo, l'analisi di immagini e di video uso forense nasce come l'applicazione della scienza legata all'analisi di immagine
per interpretare il coinvolgimento investigativo. Attenzione alle parole che ho sottolineato, ho messo qui in grasso, in maiuscolo, nel senso che uno dei primi aspetti fondamentali da far comprendere a chi non conosce tutta la materia è che stiamo parlando di una vera e propria disciplina scientifica e che non può essere trattata in maniera approssimativa. Gli esempi di ciò che si può fare in quest'ambito vanno dalla ricostruzione dell'immagine, del miglioramento dell'immagine, eliminazione del rumore, eliminazione di difetti, eliminazione di difetti di compressione, miglioramento del contrasto, ad altre situazioni in cui noi andiamo a misurare direttamente quelle che sono alcune caratteristiche fisiche di un mondo tridimensionale che invece inquadrato in un'immagine tridimensionale. Per esempio andiamo a misurare l'altezza di alcuni individui tenendo conto di apposite proporzioni che riusciamo a fare perché diciamo, rapportiamo queste misure delle informazioni a priori che conosciamo dell'immagine. Applicazioni ancora più diverse le troviamo nel caso in cui andiamo a ricostruire le scene del crimine. Qui lo vedete con una slide in cui abbiamo una riproduzione diciamo, fatta con un software di computer grafica posteriori, però pensate a questo tipo di operazione fatta anche con un'acquisizione con strumenti ad hoc che possono essere messi sulla scena del crimine attraverso un laser scanner o delle foto a 360 gradi permettono di ricostruire la geometria della scena del crimine. Altre situazioni possono essere quelle di ricostruire per esempio le dinamiche di igiene stradale. Vedremo appunto ci sarà proprio un modulo in cui vedremo dei casi di studio, in cui partendo proprio da casi concreti in cui ci siamo imbattuti per consulenze, ufficio o varie situazioni, vi farò vedere come sul campo poi diciamo, effettivamente le competenze dell'esperto di elaborazione di immagini, di multimedia, sia necessarie per risolvere alcune situazioni un po' più delicate. In ambito forense, per il dato digitale legato al multimedia, valgono le stesse implicazioni che sono tipiche dei dati informatici, di cui andremo a discutere nel dettaglio. In particolare, uno degli aspetti diciamo, basilari della materia è quello di capire se è data un'immagine che fa il suo ingresso in un dibattimento, andare a capire se questa immagine è autentica o no. Cioè andare a capire se anche le operazioni che io ho fatto sull'immagine, per esempio per andare a visualizzare la targa di un'autovettura che non appariva così chiara, se questa manipolazione sia tale da aver alterato il dato o semplicemente averlo migliorato. E quindi entrano in gioco una serie di aspetti legati a quello che noi chiamiamo il digital forgery. Cioè un'immagine è reale, è stata manipolata, qual è l'originale, e così via. E quindi anche per le immagini digitali vanno gli stessi principi della digital forensic di cui il dottor Caccavella ci mantellerà in generale su questo tipo di situazione. Quindi diciamo visto questo, diciamo, ne parlerete veramente a fondo. Dal mio punto di vista però vorrei intanto far vedere una cosa. Spesso in alcune serie televisive o alcuni film il trattamento dell'identificazione digitale viene visto in maniera formalizzata, per cui proprio per farvi capire da dove spesso partiamo, nel senso che volevo farvi analizzare questo video e poi ne discutiamo un attimo. L'audio non è importante. Investigatori che davanti al proprio PC devono analizzare un'immagine digitale. Ingrandiscono una volta, due volte, tre volte, fanno sul riflesso, lo ingrandiscono, lo girano e vanno su questo livello di dettaglio. Qual è il problema? Che in realtà, nel momento in cui noi abbiamo i dati digitali, abbiamo una risorsa mista. Non abbiamo mai questo tipo di informazioni.
questa è la scienza, nel senso che nel momento in cui noi raggiungiamo il livello di risoluzione tipico dell'immagine, non possiamo andare oltre. Cioè l'informazione che andiamo a cercare in un'immagine digitale la possiamo ingrandire, ma non possiamo inventarcela. E in alcuni casi gli addetti ai lavori, che possono essere la controparte al tecnico informatico in aula di tribunale, invece spesso si aspettano che dai 10 pixel della targa inquadrata sul sistema di videosorveglianza nasca la targa, per magia. Quindi diciamo, uno dei compiti miei, diciamo, anche all'interno di questo corso, sarà lavorare degli strumenti tecnici per riuscire a trovare dati digitali, multimediali, guide e così via, ma anche dare la sensibilità per riuscire a capire quando in un dato digitale, se l'informazione non è presente, non è possibile estrarla. Nel senso che noi possiamo enfatizzare sicuramente informazioni che magari non si vedono, però sono presenti. Giusto per fare un esempio, questa è un esempio di manipolazione all'immagine, consente di recuperare un'informazione parzialmente presente. Si tratta di una correzione prospettica, noi abbiamo un'immagine, viene inquadrato un dato, andiamo a stimare un'omografia, una trasformazione matriciale, un cambiamento di coordinate che ci permette di rimappare questi dati su un piano e riusciamo in questo caso a recuperare il dato targa. Ma questa cosa la possiamo fare semplicemente perché il livello di inclinazione con il quale abbiamo inquadrato la macchina, l'automobile, in questo caso non è tale da aver distrutto l'informazione. Cioè se probabilmente con qualche ulteriore grado di inclinazione comunque non avremmo recuperato più nulla. Quindi è lì che interviene il tecnico, diciamo, l'esperto della materia e riesce a capire quando e se è possibile realizzare una operazione di questo tipo. Un altro esempio, sempre sulla operazione prospettica, questo è, diciamo, per chi se lo ricorda, il momento cruciale del nostro governo precedente, in cui c'era l'ex presidente del Consiglio che prendeva appunti durante la votazione. Qualche fotografo dall'alto con l'obiettivo provare a inquadrare quello che lui scriveva. Anche in questo caso, una correzione prospettica si riuscì a ricostruire, si rileggeva anche prima, però si riuscì a ricostruire esattamente quello che stava scrivendo, tra di voi in qualcosa. L'ultimo esempio che faccio vedere riguarda un caso di qualche anno fa in cui durante una operazione l'Interpol si è trovato il viso di un pedofilo mascherato con questo effetto qui. In realtà, nel senso che in questo caso il tipo voleva un po' prendersi bei fan degli investigatori provando a mascherare il proprio volto. Questo filtro è un filtro di Photoshop invertibile. E quindi in questo caso l'Interpol ha messo online l'inversione del, diciamo, risultato dell'elaborazione che trova a destra, chiedendo un po' supporto alla rete per individuare, diciamo, il tizio, che nel giro di qualche settimana è stato arrestato. Quindi per dirvi, questi sono semplici esempi, vedremo molti altri lezioni, che poi fanno capire cosa noi faremo, cioè, diciamo, cosa sono le tecniche che possiamo applicare e dove spesso però in alcune altri casi dobbiamo anche dire che ci dobbiamo arrendere rispetto al degrado delle immagini che ci arrivano. L'ultimo esempio che faccio vedere, parlando di contraffazione, è il caso delle mozzarelle blu, un caso famoso di cronaca di qualche anno fa, in cui a un certo punto nasce il caso in cui una partita di mozzarelle assume una colorazione bluastra e questa foto viene buttata sulla rete, pubblicata su tutti i quotidiani, stampa e sul web, come esempio di mozzarella blu. Quello che succede è che questa immagine, oltre ad avere questa colorazione, fa vedere chiaramente qual è la marca della mozzarella incriminata. E quindi questo provoca, dal punto di vista, diciamo, un danno all'azienda incredibile, se l'azienda chiude o comunque ha un tracollo, perché nessuno più vuole acquistare mozzarella di questo tipo. Cosa succede? Che se noi andiamo a vedere un po' sul web gli esempi di questa immagine, noi vediamo che la stessa foto appare. A parte trasformazioni geometriche più o meno standard, trasformazioni di gradimento, zoom e così via, anche in colorazioni differenti. Cioè il blu non è sempre lo stesso blu. Addirittura, in questi esempi che trovate qua, qui stiamo vedendo l'istogramma del blu, cioè proprio come si distribuisce il canale del blu su queste immagini. E alcune di queste si vede benissimo.
benissimo dalla forma dell'istogramma e sostanzialmente sono state tirate fuori una dall'altra con una semplice traslazione, cioè aumentando proprio il carico. Questo per dirvi come, questo è un altro caso in cui con il nostro lavoratore ne abbiamo lavorato, e addirittura, dopo qualche mese è stato da fuori il caso della mozzarella viola. E la foto pubblicata sul web era la stessa foto identica in cui semplicemente era realizzata la tinta e si era cambiata il blu in viola. Per dirvi, come questo mondo sia un mondo in cui diciamo, effettivamente diciamo, ci sia un po' la parte sopra. Noi ci abbiamo lavorato perché adesso l'azienda a distanza di tempo sta cercando di citare in giudizio tutte le fonti di stampa che hanno pubblicato una foto artificiosamente alterata. Quindi abbiamo cercato di recuperare sul web le foto relative agli articoli questa foto è partita, stiamo andando al ritorno nel tempo cercando di capire chi è stata la testata giornalistica che l'ha messa online. Ok, andando a chiudere, noi ci occuperemo principalmente della produzione di immagini sotto forense e faremo sia una panoramica sui fondamenti della materia, che comunque dovreste avere, nel senso che gli studenti informatici del terzo anno dovrebbero aver seguito a questo punto interazione multimedia, quindi diciamo io mi aspetto che un po' i fondamenti della materia siano già noti. Per tutti gli altri vedremo di compensare in qualche modo. Ci lavoreremo un po'. Ma con questo c'è un po' diciamo, la ristina del corso, non avremo modo di parlare. L'ultima, velocissimamente, cosa noi abbiamo nel nostro laboratorio in corso d'opera dal punto di vista diciamo, scientifico? Insieme a Federico Marcobaleno abbiamo tutta una serie di progetti in cui l'obiettivo ultimo è quello di riuscire a mettere tutte le strategie algoritmiche per identificare le vittime della pedopornografia. Nel senso che attualmente i sistemi di face recognition, attualmente non esiste un database unificato delle vittime di questo tipo di reato. Nel senso che vengono fatte le indagini, vengono arrestate, vengono diciamo, chiuse delle reti, vengono colpite alcuni di queste persone, così che alcune organizzazioni, però diciamo, non c'è uno studio sistematico di chi sono diciamo, le vittime e se il materiale sequestrato può provenire sempre dalla stessa fonte o meno. Quindi l'idea qual è? Quella di mettere su delle tecnologie in grado di analizzare i volti presenti in questo materiale e se possibile riuscire a da un lato assegnare un ID anche inizialmente semplicemente numerico per vedere se e dove c'è la stessa immagine a fare nel corso di un'investigazione e poi se è il caso di riuscire a associare lo stesso volto a volti che nel tempo cambiano, non possono essere volti dei bambini. E ho finito, passo la parola. Passo anche il caso? Sì. Grazie. No, è un mese quindi. Bene, sono stato già presentato quindi vado subito sui miei argomenti. Allora, come Sebastiano ha anticipato, io mi occuperò insieme anche al dottor Ferrazzano di illustrarvi tutte le metodologie riferite al trattamento dei reperti informatici intesi sia come disk forensics ma anche come network forensics o anche mobile forensics, quindi tutto ciò che è l'ambito di indagine e di trattamento ma anche di analisi di questa tipologia di reperti. Non parlo di informatica forense perché c'è già il professor Maiori che in maniera molto più autorevole di me affronterà questo argomento, è stato adesso, non perché è presente, ma questa è una slide dell'anno scorso, le fermo l'attenta, ma perché è stato il primo in Italia in qualche modo a dare una definizione. Fino al 2003 molti citavano, cioè, sostanzialmente c'era solo nella bibliografia americana. Dopo si è cominciato in Italia anche a scrivere e a cominciare in qualche modo a inquadrare anche in maniera sistematica l'informatica forense o anche il computer forense.
In questo mio breve intervento, oltre a presentarvi successivamente quelle che sono, diciamo, un po' come già un po' fatto Sebastiano, gli argomenti che andremo ad affrontare, anche un po' come verranno affrontati, perché rispetto all'anno scorso sarà molto diverso e si probabilmente anche molto più, più interessante. Vorrei entrare un po' nel merito a quello che sarà la vostra vera difficoltà come tecnici. La difficoltà, che ho avuto anch'io in primi tempi, è stata quella che dovete in qualche modo cambiare il vostro modo di pensare. Voi siete dei tecnici, tutto sommato avete un pensiero positivo, se qualcosa è impostato in una certa maniera è quella, ragionalmente è quella, e cominciare a ragionare in maniera critica. Adesso non voglio essere offensivo, per carità, però i tecnici, l'informatico nasce e viene educato per far funzionare le macchine, quindi in qualche modo macchine di eseguire i computer, quindi in qualche modo deve credere nel funzionamento dell'apparecchiatura. L'informatico forense no. L'informatico forense deve essere molto molto critico. A questo punto, quindi, vi riporto un monologo, sembrerebbe un dialogo, invece un monologo, tratto dal libro di Rito e Castigo, dove praticamente uno dei personaggi entra, si pone una domanda in merito a una serie di investigazioni. Questo vi consiglio di leggere Rito e Castigo, lo sto facendo in questi giorni, non è che l'ho detto quando ero giovane, lo sto facendo adesso. Ho letto questa frase, ho detto questa la devo dire ai ragazzi di Catania, perché siete i primi, poi la dirò probabilmente anche ai ragazzi di Polonia, ma intanto la sentite solo. E la domanda di fondo di questo monologo è: tu ti sai comportare quei fatti? Cioè, in un'ottica investigativa in cui si ha, in qualche modo, si ha a trattare, cioè l'investigatore, colui che deve accertare la verità, ma questo potrebbe essere anche al di fuori dell'investigazione, che in un qualche modo si deve preoccupare di analizzare questi dati, effettivamente si sa comportare quei fatti. Ecco, voi sarà l'obiettivo, diciamo, più importante, perché come tecnici probabilmente siete molto più competenti di me, probabilmente, o avete molto più potenzialità di me. Però quello che vi dovrebbe arrivare come messaggio a fine del corso, oltre a un insieme di competenze che in qualche modo dovete acquisire, è anche questo modo di pensare in maniera critica, ma veramente critica, ma non in maniera anche efficace. Cioè, la critica deve essere anche in qualche modo appunto, deve essere mirata, intelligente, puntuale. Bene, a questo punto parliamo dei fatti di oggi. Fatti che sono cronache quotidiane. Innanzitutto parliamo del Marò e della nave Enrica Lezzi, e parliamo della scatola nera di questa nave. Alla cronaca è emerso, adesso ripeto, parlo di quello che riferisco in giornale, ma è solo una forma, un modo per ragionare, per dire come le mie considerazioni non sono poi considerazioni astratte, sono partite da Dostoevsky, non vorrei in qualche modo tediarmi, però in qualche modo si parla di scatola nera, ed è emerso che, dalle cronache dei giornali, è emerso che questa scatola nera in qualche modo è stata alterata. Adesso dicono che sono stati cancellati i dati, che sono stati alterati, qualcuno ha detto che non sono stati registrati, non ci interessa. Però in qualche modo emerge questa criticità, anche perché sappiate, voi, anzi lo sapete prima di me, le scatole nere ormai non sono altro che dei computer, dei qualche modo, anzi, delle apparecchiature che registrano i dati informatici. Ci sono dentro dei dischi rigidi in maniera più o meno resiliente, ma sono dei dati informatici. Ma la cosa che in qualche modo entra in contrasto, cioè che fa pensare, è come, sempre leggendo le stesse cronache quotidiane, ci troviamo di fronte a Concordia, dove è stato disposto un incidente probatorio. Ne parleremo di questo incidente probatorio, su questo aspetto che tratteremo poi durante le lezioni. E da cui incidente probatorio, i periti, adesso l'anticipazione, dicono la scatola nera è integra. Adesso il concetto di integrità è un concetto che bisogna capire se intendevano integra, nel senso fisicamente non alterata, o integra come contenuto di dati. Però al di là di quello, il mio primo pensiero è stato: ma interpellando l'accezione dei dati che sono hanno subito alterazione, ovviamente, ma come fanno a dire che questo dato informatico presente sulla Concordia è integro? Come possono in qualche modo sostenere che effettivamente quei dati sono originali? Questa è una domanda che sarebbe interessante chiedere ai periti, diciamo, alla Concordia, diciamo, che stanno affrontando questo caso, per vedere qual è stato il loro approccio metodologico e soprattutto se si sono posti questa domanda, perché
noi dobbiamo sempre partire da quella domanda che si è posto il personaggio di Dostoevskij. E una risposta che in dibattimento nel tribunale, quindi ci coinvolgiamo in maniera molto rapida negli aspetti giudiziari del corso, è che comportarsi coi fatti vuol dire spesso eseguire quella che viene chiamata una prova di resistenza. Cioè, ed è questo il fondamentale del consulente tecnico, perché il consulente tecnico, cioè l'informatico forense, deve certamente entrare e apprezzare in tutti i casi, non necessariamente quando è da una parte o dall'altra, ma deve sempre e comunque sottoporre le proprie valutazioni a quella che si definisce prova di resistenza. Cioè, quelle mie argomentazioni o le argomentazioni di controparte possono resistere a eventuali critiche di un certo tipo? E quali sono queste critiche? Le critiche possono essere, e le vedremo subito dopo, se questi reperti, come già Sebastiano ha anticipato la problematica degli image forensics, se possono avere, se hanno subito delle modificazioni, se sono state alterate, da chi e come. E soprattutto anche cercando di capire qual è la paternità di questi dati. A volte un errore che commette quasi sempre il consulente tecnico è quello di dire: la user ID è passo, la user ID era di quell'utente, era Pinco Pallino, allora è stato Pinco Pallino a commettere quel fatto. No, è stato quell'utente a commettere quel fatto. Il percorso fra utente informatico e persona fisica è qualcosa che non compete all'informatico forense. Lo so che molto spesso c'è l'entusiasmo, c'è scritto nome e cognome, ma questo entusiasmo è pericoloso. Ma non soltanto per un'accusa, è pericoloso sempre, perché o si fanno dei falsi, o si creano dei falsi imputati, o si creano delle accuse che non reggono, perché prima o poi questa valutazione non supportata correttamente andrà in dibattimento, verrà verificata con la prova di resistenza da un altro consulente tecnico che in un qualche modo potrà eccepire, dire il fatto che c'è scritto Pinco Pallino non vuol dire che sia effettivamente quella persona. Quindi, incominciando ad abbandonare l'idea dell'informatico, io sono classico nel creare, nel scoraggiare le persone, mi piace abbastanza farlo, abbandonare l'idea, anche da Sebastiano mi ha anticipato, abbandonare l'idea dell'informatica forense come un laboratorio alla CSI, alla NCIS, adesso, visto che c'è qui presente, ma incominciare a entrare nell'ottica che l'informatica forense vuol dire un tecnico che entra nella dinamica giudiziaria. Questo vedremo, questa valutazione, questa considerazione, poi vedremo poi come si riflette nel corso. Il consulente tecnico non è il martello di questa diapositiva, ma il chiodo. Poi la posizione peggiore in assoluto è quella del perito, cioè il consulente del giudice, che si trova, il giudice che in un qualche modo si dà fiducia, ma in qualche modo ti fa anche fretta, oppure non lo supporta in verità, quindi primo elemento di sfavore. Avrà un'accusa che gli sta sul collo, dirgli no, adesso trovi gli argomenti accusatori a me utili. C'avrà una difesa che gli soffierà sul collo dall'altra parte per dire adesso no, non è vero quello che dice l'accusa, e quindi diventa un poveretto che viene rimartellato. Infatti non a caso prima Sebastiano usava il termine martellato. Allora, naturalmente, poi arrivo subito agli argomenti, perché non voglio portare tempo, io temo quanto ne voglio, poi prenderò le prossime lezioni, però deve tenere presente che il ruolo del consulente tecnico è questo. Soprattutto il consulente tecnico deve sapere, deve essere ben consapevole che tutto quello che scrive non verrà realizzato in quel momento, cioè non è qualcosa che si risolve lì, nel momento in cui scrive prima o poi un anno, ma è qualcosa che poi si proietta e viene analizzato nel dibattimento, nel processo, per intenderci. E lì tutto quello che avrà scritto verrà criticato, verrà anche millantato, il consulente tecnico spesso è soggetto esposto a provocazioni, a cui non dovrà mai cedere, quindi dovrà essere sempre freddo. Ma quelle provocazioni, le critiche, si baseranno, saranno tutto sommato inoffensive per il consulente tecnico, se il consulente tecnico ha seguito un percorso metodologico corretto, cioè se in qualche modo ha basato tutta la sua attività su delle metodologie scientificamente corrette.
Nel momento in cui il tecnico fa qualcosa che è scientificamente corretto e dichiara queste metodologie, è un consulente solido. Poi magari può anche per sbagliare, cioè l'errore può capitare comunque, ma se ha seguito la metodologia, se dichiara in base a quale valutazioni ha scelto, metodologica ovviamente, ha seguito una strada piuttosto che un'altra, o ha fondato la sua valutazione, perché spesso il consulente tecnico deve esprimere le valutazioni, e se lo fa basando su aspetti metodologici, basando sulla propria metodologia, sarà un consulente tecnico credibile, e quando è credibile vuol dire che ha fatto bene il suo lavoro, in tutti i sensi. I limiti ve li ho già un po' anticipati. Comunque la vera criticità dell'informatica forense è che il dato informatico, oltre ad essere facilmente inquinabile, può essere facilmente alterato, creato ad arte. Ne vedremo durante le lezioni in che maniera, come può essere fatta questa alterazione, le fake mail, probabilmente siete più bravi di me a farle, così come può essere facilmente alterata la data o il contenuto di un file senza modificare la data, viceversa. Cioè sono tutti argomenti questi che in qualche modo devono essere conosciuti al tecnico, e quindi la data di un file, per esempio, non va presa tout court come attendibile, va considerata come indiziaria e poi va seguito un percorso di apprezzamento dell'attendibilità di questa data. Soprattutto una cosa che non deve fare l'informatico, una cosa che non deve fare l'informatico è essere certo, dire è certamente così. Quando usa queste espressioni è già esposto a forti critiche. Una cosa che l'informatico deve imparare a fare è usare anche delle valutazioni statistiche. Cioè, voi siete tecnici abituati allo 0 e all'1. Adesso cominciamo a parlare dello 0,5, allo 0,7, allo 0,2. Cioè, in qualche modo bisognerà a cominciare, questo qui sarà oggetto del vostro lavoro, bisognerà cominciare ad entrare nel merito degli apprezzamenti, delle valutazioni di tipo statistico, usando termini come molto probabilmente, probabilmente, è possibile, o termini come compatibile, che poi vedremo come in qualche modo valutare, utilizzare. Quindi sostanzialmente un'estrema diffidenza, partite subito con questa diffidenza dal dato informatico, anche se quello che avete fatto voi, anzi soprattutto il primo errore che commettete è quello di non fidare di voi stessi, non dovete fidare neanche di voi. Un caso che ormai uso ovunque, quindi è abbastanza infalsionato, è quello degli indirizzi IP. Se io vi do uno di voi, non lo faccio la domanda, perché probabilmente rispondete in maniera molto, molto competente e professionale. A me, più quando ho fatto informatica, mi dice l'indirizzo IP è qualcosa che identifica, adesso permettetemi la sintesi, identifica in maniera univoca un'apparecchiatura, un computer su una rete. In internet identifica in maniera unica un computer o meglio una sottorete o quello che è. E questo, quindi, se voi trovate indirizzi IP, dite: ah, abbiamo trovato questi indirizzi IP e che è stata una certa persona, dite: è lui l'autore di quel fatto attraverso quei indirizzi IP, è lui colui che ha mandato quell'email o quello che volete voi. Questa è la realtà. La realtà è che gli indirizzi IP non rappresentano, l'indirizzo IP rappresenta un'utenza, rappresenta un doppino telefonico che può essere facilmente riciclato, utilizzato da terzi. E questo è uno dei casi reali, cioè quello di intrecciare i fili è qualcosa che una volta si faceva, adesso non so se si fa ancora, perché adesso non ha molto più senso. Oppure per esempio un altro caso in cui l'indirizzo IP che è assolutamente attendibile è questa è una cabina telefonica, non una cabina intesa, ma una centralina telefonica di smistamento, dove praticamente è molto semplice, scambiando i fili, poter utilizzare la linea telefonica di altri. Quindi in qualche modo poter far risultare che altri hanno commesso le azioni invece che dico voi, in senso ovviamente l'altro, che qualcuno ha commesso. Quindi semplicemente svitando delle vite e collegando in parallelo dei fili. Voi siete informatici, quindi lo sapete fare, cioè lo sapete meglio di me così. Quindi vedete come, in un qualche modo, quello che era uno dei fondamenti fino adesso, l'indirizzo IP identifica
rimane libero. È vero, è per carità, però è un mondo perfetto. Il mondo non è perfetto. E tra l'altro, molto spesso, e questo lo posso dire, la realtà supera ampiamente, ma veramente ampiamente, la fantasia. Cioè, i casi reali sono veramente qualcosa di molto interessante da pensare. Una rapidissima carrellata, prima che questo Gallo mi ammonisca, del tempo che sto facendo. Sto anticipando, questa è un'altra tecnica difensiva, cioè la tecnica difensiva è quella di anticipare le argomentazioni delle critiche in modo tale da dire vabbè, è intellettualmente onesto. I ruoli, allora, l'investigatore deve fare il suo ruolo, su questo non ci sono dubbi. Il tecnico deve rimanere a fare il tecnico, deve continuare a fare il tecnico e soprattutto non deve sostituire l'investigatore. Un altro errore che spesso commette il tecnico, il consulente tecnico, è quello di dire adesso trovo io gli elementi. No, sbaglia. Non è corretto per due motivi. Uno, perché non ha competenze, perché o fa il tecnico o fa l'investigatore. Ci sono investigatori tecnicamente molto bravi, ma difficilmente tecnici, esistono i tecnici che sono fatti investigatori. Comunque non è un ruolo per competere, perché se comincia a fare l'investigatore vuol dire che dalle tesi accusatorie, se dalle tesi accusatorie, non è più oggettivo. Se non è oggettivo è un tecnico che non serve a nulla. Perché il tecnico è una persona a cui si rivolge il giurista per avere delle risposte di tipo tecnico, non per avere un'attività di indagine. Quindi bisogna mantenere il suo ruolo. Lascio, diciamo, trascuro un po' la parte degli esempi, ne parleremo con calma, o delle esperienze storiche, però in maniera molto, molto rapida, nel 94 le persone per crearsi un alibi potevano presentare un dischetto. Non so se poi sapete cosa è stato con un dischetto, no? Vabbè, se dica a mio figlio cos'è un dischetto, poi dice papà. Ok, presentava un dischetto e dicevo: su questo dischetto c'è un file con quella data e quell'ora, data di modifica. Quindi io in quel momento, alla data e l'ora di quella, ero davanti al computer. E Garlasco, 10 anni prima, anzi forse qualche anno prima, forse qualcosina di più. Va bene, quindi però attenzione, questo non vuol dire che il dato informatico, quel dischetto, o che in generale il dischetto non è attendibile. Magari il dischetto, sotto alcune condizioni, in specifiche condizioni, per esempio quello di un sequestro in improvviso, quindi un qualcosa che non era la disponibilità di colui che aveva interesse a produrre quell'elemento, può essere invece da un punto di vista informatico molto molto attendibile. Sono tutte valutazioni che andranno fatte in corso d'opera, e questo è che rendono l'informatica forense per certi aspetti molto interessante. Due casi uguali non lo sono mai, anche se, perché paradossalmente, nello stesso periodo ho avuto una stessa consulenza tecnica per un caso d'omicidio, sempre un dischetto era, ma in condizione al contorno, cioè tutto quello che era relativo a quel floppy disk era non tale da poter dire chi era interessato alla, cioè chi aveva l'interesse a produrre quell'alibi, a indicare quell'alibi, non poteva disporre di quel dischetto, cioè non poteva in qualche modo andare a modificare ad arte quel dischetto, e quindi quel dato è attendibile. Ma perché c'era una prova di resistenza? Perché la domanda a contrario era chi poteva modificare quel floppy disk, alla quale domanda si rispondeva nessuno delle persone interessate, cioè se non terzi, e questo di fatto è qualcosa di tecnicamente molto, molto sotto. E quindi sostanzialmente, adesso scorro velocemente le slide, quindi sostanzialmente andrà durante tutto il percorso delle lezioni di computer forensics, quelle, diciamo, trattamenti di reti informatici, ci sarà sempre questo motivo di fondo, sempre, comunque vi verranno fatte domande tra pochetto. Ci saranno dei veri e propri trappoli, sto già ragionando con Grazzano, su come mettervi in difficoltà, perché dovete appunto sviluppare quel senso critico che a volte l'informatico non ha, quel senso di dire ma è effettivamente quello il dato, perché a volte anche, diciamo, il computer sbaglia, e voi lo sapete meglio di me, e quindi in sostanza maturare una certa sensibilità per poi apprezzare e valutare, anzi la valutazione del reperto non la deve fare il tecnico, cioè la valutazione dell'attendibilità del reperto non deve neanche fare il tecnico, ma deve fare un giurista. Io qualche anno fa ho preso uno scappellotto verbale da un giudice, perché nell'enfasi del mio esame dissi, diciamo, i dati prodotti dalla controparte non sono attendibili, hanno un valore probatorio,
per questo giudice, io lo ricordo con estrema simpatia e competenzione di umiltà, ha detto: no, guarda, mi dispiace dottore, questo è il mio compito, lei faccia il tecnico, ma sono due ceffoni, poi siamo stati assolti, però io mi sono preso due ceffoni veloci veloci, dice: il valore probatorio lo valuto io, che sono il giudice, lei non più mi può rappresentare gli elementi su cui basare, su cui fondare le mie valutazioni. Quindi, attenzione, io ho fatto la lavoro, non fate così, ma è perché prima sbaglia che sono stato io. Quindi, il tecnico deve individuare, oltre a avere una estrema diffidenza in quello che il dato informatico rappresenta, diffidenza che deve portare alla ricerca di ulteriori elementi sul quale basare, apprezzare la tenibilità di quel reperto, deve comunque poi dare gli strumenti al giurista per poter poi arrivare a stabilire il livello di integrità e di autenticità del reperto, delle prove informatiche proprie, reperti, che sono prove quando si formano in dibattimento, ma su questo entreremo nel merito, del reperto informatico. Il programma del corso ci sarà la prima parte del corso, scusate adesso, anche la parte operativa, la prima parte che sarà metodologica, diciamo metodologia. Non sarà noiosa, perché sarà una metodologia che in qualche modo verrà trattata in laboratorio, cioè tutte le criticità di cui vi ho esposto, però in qualche modo le verranno illustrate e trattate, però anche dal punto di vista operativo metodologico faremo, diciamo, una sorta di ping pong tra metodologia e aspetti operativi. Ci sarà l'aspetto metodologico, vediamo come questo aspetto metodologico si rifletterà in laboratorio, quindi in qualche modo cercheremo di frammentare metodologia con diciamo con gli aspetti operativi, che naturalmente aspetti operativi che possono essere una casistica, perché il problema è che il consulente tecnico deve sempre tenere bene presente la metodologia, perché poi le casistiche cambiano, quindi nel laboratorio faremo due o tre quello che possono fare, però la tecnologia si evolve, cambia, e quindi in qualche modo sicuramente non possono essere esaustivi, però cercheremo di darvi, diciamo, una formazione che sia al di là dell'aspetto, diciamo, teorico, anche pratico, cioè saper affrontare almeno l'80% dei casi reali, l'80% dei casi reali. Quindi sarà svolto ovviamente in laboratorio e vi verrà fornito un kit professionale, Sebastiano ha già anticipato questi aspetti, vi verrà fornito un prodotto, uno strumento con una scienza educational, che si chiama, vedremo se ci sono qualche altro fornitore, in qualche modo ci potrà dare disponibilità di altri strumenti, però almeno uno che è l'FTK, che è uno degli strumenti utilizzati da tutti, cioè chi fa le consulenze tecniche informatiche usa anche questi strumenti, quindi strumenti professionali, anche se non bisogna assolutamente, diciamo, tenere in secondo piano quelli che sono strumenti open source, ma non tanto perché sono open source, ma perché fanno bene alcune cose, fanno molto bene alcune cose che strumenti, diciamo, quelli commerciali magari non fanno. Invece la seconda parte punterà a eseguire, a svolgere, a puntare a una simulazione dibattimentale, cioè questo ho detto prima, non in maniera sufficientemente enfatizzata, però tutto quello che fate, cioè come consulenti tecnici, alla fine deve essere fatto e realizzato pensando che prima o poi sia un dibattimento. Cioè non è che la consulenza tecnica non la scrive per il gusto di scrivere, per gratificare qualcuno o per rispondere. Sappiate che tutto quello che voi scrivete come consulenti tecnici, lo fate come consulenti tecnici, prima o poi arriverà in un processo civile, penale. Quindi l'obiettivo sarà quello, appunto, di introdurvi già a una situazione dibattimentale, cioè portarvi a toccare con mano quelle che sono le dinamiche del processo. Dinamiche che vi posso garantire come informatici sono lontane anni luce dal vostro modo di pensare. Tant'è vero che oltre alla simulazione dibattimentale, quindi oltre a suddividervi in gruppi che in qualche modo dovranno essere i consulenti tecnici di una parte piuttosto che di un'altra, o del perito, o del giudice, scusate, in questa simulazione dibattimentale verranno anche coinvolti, quindi verranno insieme a me, perché io parlo da mediatore culturale, cioè voi informatici e il giurista, verranno coinvolti anche dei giuristi che possono essere avvocati o magistrati, o anche forze di polizia, perché anche le forze di polizia, la polizia giudiziaria, sono sostanzialmente sono investigatori, ma sono anche giuristi. A volte hanno, molto spesso hanno anche delle competenze tipo tecnico, però tendenzialmente sono più giuristi, quindi si pongono il problema, hanno problematiche magari leggermente
diverse perché sono più operative rispetto ai magistrati, però sono comunque dei giuristi. Quindi in questa modalità di simulazione dibattimentale entra pesantemente il ruolo del giurista che nel corso precedente diciamo avevamo coinvolto ma con lezioni seminariali. Adesso li catapultiamo nel laboratorio, li faremo entrare nel laboratorio, faremo anche magari lezioni seminariali, nel senso che non le faremo in laboratorio, però li faremo trattare casi pratici e sfruttando la sollecitazione del caso pratico in qualche modo ritornare agli aspetti metodologici o di diritto. Cioè il fatto che ricade un disco, voi trattate un disco rigido, ricade un disco rigido alterato per reti. Questo diceva Pero, abbiamo perso una prova, vabbè, pazienza, no? Perché se chiamate l'avvocato e dite, se tu sei il mio consulente tecnico di parte, io ti faccio causa perché danneggiato il mio cliente, e perché se no il cliente se la prende con me. E questo è il primo. Se per caso quella è una prova di qualcun altro, arriva il pubblico ministero e dice, no, questo è il fronte processuale, perché tu hai distrutto una prova, che sono due. Quindi vedete come dire, i profili di responsabilità civile e penale del consulente tecnico, è una cosa che poi dite, che basta. Quando poi invece si parte dal pasticcio che potreste fare voi, insomma, se tu mandi una prova contraria, ma anche in qualche modo più può capitare, automaticamente vi faccio vedere cosa vuol dire i soldoni e quindi tornare in qualche modo andare a individuare quelli che sono gli istituti di diritto, certo non lo farò io perché non sono giurista, ma il giurista vi evidenzierà queste criticità. Un'altra novità che è presente nella slide è che sarà possibile, in qualche modo cercheremo di fare anche delle lezioni fuori, diciamo, orario previsto delle lezioni, quindi seminario, laboratorio, vedremo come organizzarci, e ci sarà una visita, la voglio organizzare perché mi sa bene respirare un po' dal tribunale, in qualche tribunale, adesso la devo organizzare perché devo trovare qualche processo interessante, cioè capire come funzionano le cose in tribunale, perché io spero per voi, sappiamo, che volete mai stati, però bisogna andarci prima, cioè nel senso se volete fare consulenti tecnici non potete pretendere che non siete mai stati in tribunale, perché dovete capire le dinamiche del processo, dovete proprio apprezzare, capire che per esempio proprio qualche giorno fa mi è capitato, dopodiché lascio la parola ai miei colleghi, che qualche giorno fa si parlava di una pagina HTML statica, quindi un HTML statico è un ingegnere, attento, dice, no, ma quelle sono le istruzioni di un programma. E quindi, allora, a voi ho visto che qualcuno di voi ha già detto, mamma mia, come siamo messi. Allora, sapete qual è la cosa buffa di tutto questo meccanismo? A proposito, tornando a Dostoevsky, la cosa divertente è che quella affermazione che è falsa, a me il consulente tecnico dall'altra parte, era utilissima, mi andava benissimo. Quindi io ho taciuto, ho detto, vabbè, se lo dice lui, a me va bene, c'è un'istruzione di un programma. Perché mi andava bene che in quel momento emergesse una complessità di modifica di quella pagina web che invece, se lo sapete meglio di me, si modifica in 20 secondi. 5, perché è un po' più veloce. Il tempo fa partire il prossimo, l'edito. In quel momento lui ha detto una cosa errata, ma io non ho mica contestato. Perché nella dinamica di quella udienza mi andava benissimo, mi serviva. Va bene? Quindi questo appunto per farvi capire come bisogna trattare e avere a che fare con noi. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prossimamente a lezione. In tribunale l'orario lo stabilisce in università l'orario è nella regola di oggi pomeriggio abbiamo tanti piatti forti, quindi cerchiamo un po' di rimanere nei tempi e approfittare anche della sapienza e della conoscenza che riusciamo a avere grazie alla presenza degli ospiti. Quindi adesso passiamo oltre alla parte organizzativa e di presentazione del corso. Entriamo poi nella parte più dei contenuti e abbiamo questo primo intervento, consideriamo la prima lezione del corso, del professore Maioli, che parlerà di ruolo in prospettiva di informatica forense, quindi la lezione è 17:10.
Sì. Poi faremo probabilmente una piccola pausa. Ascolteremo Salvatore Lomona che ci racconterà un po' le esperienze in un modo leggermente diverso dal nostro, ma non per questo meno interessante. E poi avremo l'intervento del dottor Ferenza. Prego, bene, grazie. Bene, il precedente relatore ha detto cose che avrei detto anche io, così vado più veloce. Qui ci sono storie che voi sapete, i dati digitali, l'economia globale dipende sempre più dalla regolazione e dalla trasmissione di dati. Le autorità precedenti, quelle che vengono chiamate law enforcer, nell'ambito delle loro attività, si avvalgono sempre più di dati basati sull'informatico, su dati digitali, che appunto, se sono acquisiti e analizzati correttamente, potranno costituire un elemento di prova, e come è stato ricordato correttamente e opportunamente, la prova si fonde in dibattimento. La prova, come dire, quella che è una prova non lo decide chi fa l'indagine, non lo decide il perito tecnico che e consulenti di chi fa l'indagine in una delle parti, ma la prova si forma in dibattimento. E quindi bisogna distinguere tra di prova, elemento di prova, valore di prova, elemento di prova e prova. La prova si ha solo la fine. E questa penetrazione dell'informatica fa sì che ci siano almeno tre tipi di crimini, di reati che coinvolgono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Reati in cui il computer assume la qualità di strumento del reato, per esempio reati di frode, falsificazione, quindi le cose che si sono sempre fatte che adesso si basano su un computer. Reati relativi a contenuti, quelli che vengono chiamati content related offense, in cui si utilizzano le tecnologie per facilitare le distribuzioni di materiali illegali o illeciti, quindi il problema sono reati relativi ai contenuti, non è la tipologia di reato tradizionale che viene trasferita su un computer, ma sono il reato è nella distribuzione di materiale illegale o illecito. La pornografia minorile e la violazione dei diritti d'autore sono molto comuni, esempi molto comuni di tutto ciò. Poi ci sono dei reati di danneggiamento volti a danneggiare l'integrità delle componenti tecnologiche che vanno da quelle martellate un PC al fatto di introdurre un virus che è più frequente che il precedente. Quindi dal punto di vista giuridico ci sono reati informatici propriamente detti, reati commessi con l'impiego di sistemi informatici, poi ci sono dati aventi valore di prova e indizi per reati informatici no, e ci sono strumenti di archiviazione dei dati rilevanti. Questo è un pochino è il quadro che bisogna tenere presente avendo a che fare con, soprattutto sul lato penale, ma anche sul lato civile, delle indagini, degli elementi di prova informatica. Qui sono citate due leggi che sarebbe il caso che chi non lo sa già le cominciasse a memorizzare. La legge 547 del 93 fu una legge che istituì in Italia, secondo paese dopo la Francia, una tipologia, delle fattispecie di crimine informatico. È una legge che ha, è la legge che ha guidato i nostri giudici e coloro che si occupano di i nostri giuristi fino a pochi anni fa, quando nel 2008 è uscita la legge 48 del 2008, che è stata la conseguenza della convenzione di Budapest sul cibercrimine, che è una convenzione siglata da 47 paesi, ratificata via via da moltissimi paesi, non solo europei, e questa convenzione è del 2001. Quindi questi sono numeri abbastanza interessanti, cioè nel 93 esisteva una legge sulla criminalità informatica in Italia, questa legge è stata emendata. Cosa è successo nel frattempo? È successo che è venuta fuori l'informatica forense, che l'informatica si è diffusa, tenete conto che nel 93 internet c'era, ma lo usavano solo, si usavano in pochi laboratori, non c'era il telefonino, non c'erano le
tutte le apparecchiature mobili digitali che attualmente sono assimilabili ai computer, quindi sono coperti dall'informatica forense. Quindi la legge del 48 è molto importante perché in qualche modo riconosce che alcune metodologie a cui ha fatto riferimento i professori precedenti, dandole quasi per scontate, cioè per esempio la faccenda della ripetibilità degli accertamenti, cioè quelle che Cavella ha chiamato prove di resistenza, vuol dire che se uno fa una misura, un'analisi, ottiene dei dati utilizzando la versione tal di tale del prodotto tal di tale, deve dare copia del disco sicuramente salvata alle controparti che fanno le stesse prove e devono ottenere gli stessi risultati, altrimenti siamo nelle incertezze, siamo nel vago, siamo nel critico. Quindi la legge 48 del 2008 è molto importante perché sostanzialmente se uno è positivo è pieno di difetti, può capitare, però se uno ha una visione ottimistica può pensare come la legge, quindi una legge molto recente, metà del 2008, entra in funzione gli anni successivi, e per darvi un dato, se guardate nel sito della Procura della Repubblica di Milano, che non è l'unica ma l'ha fatta in maniera, ha messo su delle linee guida per la polizia giudiziaria ispirate alla informatica forense nel maggio del 2011, come, non che prima non si seguissero delle pratiche sensate, delle metodologie accurate e quant'altro, però sostanzialmente queste metodologie non erano riconosciute, i giudici decidevano in base alla legge del 93, non erano in un certo senso tenuti a rispettare alcune pratiche diffuse, pratiche parlate che provengono dall'FBI, che provengono da 20 anni e più di esperienza americana, che però non erano recepite nel nostro ordinamento. Questo fatto è molto importante, perché tu dicevi, vabbè, ma io so... No, la faccenda è questa qua. Se non c'è, soprattutto nel penale, una tipicità del reato, cioè se quel tipo di reato non è definito propriamente, non si può andare per analogia. Quindi, perché sia definito propriamente, bisogna che la legge sia emendata. Questo è assolutamente importante ed è così là. Va bene, questa è una vignetta molto diffusa, cioè che poi con internet c'è un problema molto importante di transnazionalità, di mancanza di chiarezza dei confini, quindi la mancanza di frontiere. Questo pone una difficoltà di ricostruzione di reati globali, cioè nel senso che avvengono nel ciberspazio senza frontiere. Cioè dove è l'autore, chi sono gli autori, l'amministrazione, la cronologia, le modalità esecutive, il perché, la ripetibilità, l'offensività. Laddove poi si usa internet, prima si è accennato alla computer forensics come diversa dalla network forensics. Ci sono dei reati di cui si può trovare traccia su un computer e non è banale, ma la cosa si complica molto se questo computer è collegato a rete, dobbiamo andare dietro a trovare tracce lasciate nel viaggio di messaggi, uno scaricamento di pagine, uno scaricamento di file da un sistema a un altro. Ci sono quindi tracce lungo molti dispositivi informatici e quindi c'è un problema di correlazione fra legislazione dei vari paesi, quindi il mondo si cambia, si complica. Vabbè, qui c'è un elenco di criminalità, di elenchi di tipici crimini informatici che è continuamente aggiornati. Quali sono contromisure efficaci? Sistemi biometrici, password vantaggio, sistema di prevenzione dell'intrusione, cioè software o hardware, firewall o sistemi software che per esempio analizzano i pacchetti che entrano in un certo sistema, dicono i pacchetti di questa provenienza o di questo tipo non li voglio dentro il mio sistema, cosa legittima da parte di un gestore, cosa illegittima da parte di un provider, va verso il discorso per l'eventualità della rete. Sistemi di crittografia, sistema di rilevamento, firewall, software antivirus e quant'altro, sono contromisure diffuse. Come emerge, senza bisogno che ve lo dica io,
c'è un incremento, dato che c'è un incremento enorme di portamento di dati con sistemi informatici da parte dell'economia, da parte della cultura, da parte dell'uso familiare, dell'uso amministrativo degli uffici, c'è un trattamento enorme di informazioni con sistemi informatici, in seguito c'è un incremento di domande di analisi di dati digitali a fine di restituzione e giustizia. Quello che è comune è il dato digitalizzato come oggetto di indagine. Donato Cacavello poiché anzi ha fatto un riferimento, bisogna distinguere lo 07 dallo 0 e dall'1. Questa è una fotografia di alcuni bit. I bit più presenti sono i paesi da un sito che non so se conosciate, questo Nano Theater della Veico, è una raccolta di immagini infinitamente piccole, e questi sono bit, ce ne sono 5 miliardi per 2,3 cm, cioè per inch, e come si vede questi bit non sono proprio di 1 e 0, sono un pochino alti, un pochino bassi, cose di questo genere. Quindi questo problema fa riferimento a un tema che ti introduco solo. C'è il bit, è materiale, immateriale. Il problema di rappresentazione, il problema di incorporazione in un mezzo, il problema è fisico. E come si va a vedere? Beh, andare a vedere a questi livelli ci vogliono di questi sonde MFM o quant'altro, a livello fisico. Poi c'è un livello che è quello grossolano, che non serve a nulla, che è quello di usare il file system, il sistema operativo. Nel mezzo c'è un livello che è quello citato dei tool di analisi forense, che sostanzialmente permettono di andare a vedere l'incorporamento dei bit a livello di singolo bit, praticamente facendo dell'imaging, copiando i bit di un supporto. Queste vabbè, sono rappresentazioni prese dallo stesso sito su memorie magnetiche, su memorie ferroelettriche, cioè pennette, su supporti, su memorie ottiche DVD. Cioè, i bit sono questi nella parte di destra, sono bit, come si vede, sono bit fatti su un supporto con un laser, come si vede che anche questi sono 0,7, 0,1, non sono così precisi. Questo ha un sacco di implicazioni nella ricostruzione e nell'immagine. Questa definizione è stata data, Donato Cacavello ha approfondito i temi, l'individuazione, la conservazione, protezione, estrazione, documentazione. Ecco, queste parole saranno approfondite nel vostro corso, nel senso che ci sono metodologie e attenzioni per l'individuazione, per la conservazione, per la protezione del dato digitale. Al fine, perché si fanno queste cose? Cioè, nell'informatica forense fa queste cose al fine di avere il dato digitale che può essere introdotto nel dibattimento, essere valutato come prova in un processo. Questo è una panoramica di corsi che andiamo a fare. Ho messo il grassetto, si vede che sono delle parole in grassetto, ecco alcuni aspetti. Così, metaforici. Il computer come macchina del tempo. Tutto quello che viene fatto viene registrato. È facilissimo, anzi è banale, lo sanno quasi tutti, come cambiare la data, perché non sono attendibili le date, però sono anche attendibili. In internet le date le troviamo nei vari server che vengono attraversati. Quindi c'è un problema di star dietro agli eventi man mano che succedono. Una mail può essere falsificata, ma se andate a vedere i passaggi che fa nei vari server, nei vari router, poi avete un riscontro. Poi che orologio battono? È la banalità, ma ciascuno manca l'orologio di dove iniziare. E c'è questa idea che l'informatico forense da prima è una specie di archeologo che trova individuo e pesto, scava per terra e trova qualcosa. E dice, forse questo c'entra. Poi l'analizza e quant'altro. Poi c'è l'altro mistero che è quello del geologo. Il geologo cosa fa? Figlia nella superficie e vede i vari strati che ci sono sovrapposti. Vede che cancellare delle cose con un programma, per esempio, normale di cancellazione, vuotare il cestino, eccetera, in realtà non cancella nulla. Anche scrivere sopra con tutti i zeri, permette con strumenti fisici di andare a vedere se in realtà il bit che ora vale 0 prima è uno 0. Quindi è un aspetto di andare a vedere le varie stratificazioni che si fanno sui bit. Poi il punto 13, l'ho messo in rilievo, l'ho toccato bene Donato Cacavello, perché è molto importante che
le persone, gli informatici, visto che siamo qua, siano capaci, siano bravi, siano attenti, spendono tempo, anzi forse la cosa più importante per certi versi, che il rapporto che scrivono da consegnare per l'analisi giudiziaria sia solido, sia scritto in buon italiano e sia comprensibile ai giuristi. Perché l'avvocato che dice io non ci capisco niente, dice sei colpevole, tanto ti danno meno di un anno, al fatto che lui dice che è costretto a decidere su cose dove ha competenza limitata, quindi l'efficacia della descrizione dei rapporti è un fatto molto importante quanto essere dei buoni archeologi, dei buoni geologi informatici. Sulla parte giuridica ci sono vari temi che fanno riferimento ai modelli processuali in essere, cioè nel senso che è diverso gestire dei processi penali, dei processi civili con informatica forense, e se ci pensate, i dati sono sempre più informatizzati, quindi nel diritto amministrativo, nel diritto civile, in tantissime reati che sono reati possibili, reati che sono non penali, è sempre più presente l'informatica forense. Quindi il modello processuale e i riti processuali sono diversi, nel civile, nel penale, nell'amministrativo, nel diritto del lavoro. Quindi una prova, un elemento di prova che voi accogliete ritenendo che sia utile perché ragionate con una mentalità che è sottesa a tutto il discorso di informatica forense che nasce nel diritto penale, beh, se no non hanno efficacia, devono essere adattati ad altri, negli altri riti. L'indagine informatica è il problema citato della giurisdizione sovranazionale. Ah, in gergo si chiama talora computer forensics quando si parla di aspetti penali e si chiama e-discovery, come c'è nell'ultimo punto, quando si parla di processi civili. Ve lo dico come gergo, così se parlate con qualche giurista potete dire discovery e fate la vostra figura. Qui c'è una breve storia di alcuni casi che sarà molto breve, però per dirvi che in pochi anni, forse, vediamo perché dico forse, l'informatica forense è migliorata. Qualche anno fa, questa è stata una perizia in cui partecipai nel 92, creato nel 92, fu ritrovato in un'aula informatica di un ente pubblico, fu ricercato del materiale scritto e fu fatta una perizia calligrafica per risalire a chi probabilmente aveva cambiato, aveva messo delle scritte nemmeno oltraggiose, ma semplicemente ironiche, sul sito, diciamo così, di questo ente. Quindi il metodo di indagine fu andare lì nell'aula, i computer non erano su tutte le scrivanie, trovare i testi di carta scritti a mano da qualcuno, verificare se chi era l'autore di questo scritto e tenerlo lì come elemento di prova. Poi sotto forma una cosa terribile, che si scoprì, questa lettera non si legge qua, comunque una lettera del 93, in cui c'è un approfondimento di perizia, e la parola demone fece molta paura all'agenzia giudiziaria, perché era anche di diabolico, si capisce. E quindi dice, questi trattano di demoni, e quindi mandarono, questi che fecero l'indagine, questo documento della polizia giudiziaria, mandarono a chi svolgeva l'indagine, cioè al magistrato, questi tre pezzi di carta. Questi sono tre fotocopie, tre pezzi di carta stampati, trovate nel centro di calcolo e incollate fra di loro con dello scotch. E sono comandi di stati di Unix, non entriamo in nessun merito. Bene, in base a questi elementi di prova, quindi pezzi di carta, una perizia calligrafica, dicerie forse è stato lui, ci fu che per 5 anni, perché se andate sotto una macchina tenete una gamba sempre un po' fessa per qualche tempo, se andate sotto un PM
per 5 anni avete un processo che pende su un po' di ore e può capitare di tutto. Quindi queste erano le tecniche di indagine. Il reato venne nel 92-93 e il processo è andato avanti fino al 99. E quindi le prove erano basate su oggetti, su pezzi di carta ricavati senza nessuna verifica, senza nessuna certezza di attribuzione, sul si dice, sulla prova calligrafica e quant'altro. E nel caso in specie, alla fine l'imputato fu assolto e gli fu chiesto anche su. C'è un altro caso, cui sempre un caso di orrore. In un'amministrazione pubblica, dopo 2 anni dell'effettuazione di una gara, in una segreteria di un assessorato, dove c'erano 4-5 PC, praticamente senza protezione, furono sequestrati alcuni documenti e in base alla data di creazione memorizzata sul documento furono incriminate alcune persone dicendo che avevano falsificato la gara che peraltro era andata a buon fine e non c'era stato nessun ricorso. Questa è roba del 2001, processo risoltosi nel 2008, caso precedente, tipo il precedente. Quindi la data rilevata è stata considerata affidabile, l'attendibilità dei contenuti e la modalità di prelievo avrebbero dovuto essere molto più tempestive, perché non puoi andare 2 anni dopo andare a cercare delle prove su dei calcolatori su cui è passato di tutto, e non c'era nessuno riscontro che il file non fosse stato alterato. Ovviamente lo era stato, non c'era firma digitale, non c'era timestamping, non c'era un'indicazione del tipo di software utilizzato. Ho messo un asterisco perché il consulente tecnico, e questo è tipico dell'informatica, il consulente tecnico è un tutore in materia giuridica che dichiara nella perizia per il PM che dice la particolarità dell'oggetto in questione, le continue evoluzioni dei servizi informatici non sempre erano agevoli percepire appieno alcuni aspetti. Poiché chi scrive non è in possesso di cognizioni specifiche della materia, ma questo è un consulente, e qui ci sono state delle persone coinvolte, ci sono state delle spese, complessive per la giustizia che ha dovuto tenere questi incartamenti, eccetera, e anche qui è andato a finire. E uno dice, vabbè, ma tu ci racconti delle tue esperienze di anni 90 e 2000. Ma se guardate un caso di questi giorni, se guardate nel sito emicidiale la motivazione della sentenza di assoluzione dell'Alberto di Garlasco, ci sono 30 pagine in cui il giudice, non un informato di solo informatica così che fa lo spiritoso, ma il giudice è... quindi censura le modalità con cui sono state svolte le indagini sul famoso PC dell'Alberto. Le prove sono state compromesse da operazioni inesperte da parte della polizia giudiziaria, il supporto informatico è stato alterato, l'esame dei metadati è stato giudicato non veritiero, io ho cercato di sintetizzare, ma bisogna leggere il mandato. Comunque, il caso di Garlasco, che è di un tempo molto più recente. Questo perché? Perché è molto... dunque, capiamoci, se pensate alle mozzarelle, non a quelle blu, alterate con le immagini, ma alle mozzarelle sequestrate dai nuclei di polizia che si fanno dell'igiene, o pensate a una perizia anatomo-patologica, di solito ci sono dei poemari, dei medici che fanno questo mestiere specializzato che esprimono una valutazione. Nel campo dell'informatica non è così. Tant'è che uno dice, io non ne so niente, però faccio una perizia, secondo me questo è sbagliato. Queste cose avvengono allegramente. E quindi è capitato che sono state considerate prove, log di server inviati via fax al provider, stampe di home page,
senza firme digitali. Cioè uno si presenta questo foglio e dice questo l'ho trovato nell'ufficio dell'indagato. L'indagato dice non è mio, no, dice l'ho trovato lì da te. È chiaro che il giudice si deve convincere, ma in altri settori non viene nemmeno messa una prova così. E questo è dovuto, uno, al ritardo della legislazione, un altro alla generale incompetenza che c'è sul settore, e l'altro, ed è per quello che risultare positivamente la legge 48 del 2008, anche alla mancanza di indicazioni, cioè nel caso della SAI che ho saltato, il caso di Elke, c'è moltissima dottrina su questo, il giudice dice bellamente, è vero che, chi, che la polizia giudiziaria non ha rispettato le pratiche di, suggerite dall'informatica forense, ma non esiste alcun articolo di legge che mi che imponga che queste prassi siano seguite. Quindi io, giudice, in scienza e coscienza, ritengo quanto segue, che è un comportamento ineccepibile dal punto di vista del giudice, però è una roba che non capita in altri settori. Quindi, se avete letto un po' tanto che parlavo di questi punti, vedete alcune tendenze in atto. Quindi abbiamo a che fare con una prova scientifica nuova ad elevata specializzazione, che è, non c'è una tradizione consolidata e condivisa, e quindi c'è da trovare un punto di bilanciamento fra la formazione scientifica di questo pensiero e i congegni procedurali per trasformerla nella ricostruzione di un fatto. Le tecniche di indagini, molto personalmente, sono o sotto copertura o sono coercitive, cioè da un lato le intercettazioni, gli accostamenti che servono per rendersi un po' conto di quello che succede, e dall'altro lato perquisizione e sequestro, che una volta che è stato individuato un obiettivo vengono utilizzate per raccogliere gli elementi di prova e per verificare quali sono le risorse informatiche interessate. Si capisce che nella lotta di cibercrimine sono coinvolte e fanno. Donato Cancavella ha citato i primi due punti. In dottrina adesso ci sono altre tipologie, ma qui si tratta un po' su un sito di questioni classificatorie, uno può dire che vuole. Comunque adesso si tende a distinguere la disk forensics dalla network forensics, poi le forensiche sulle mail, sull'internet, e poi è più recente e ancora meno indagata e con meno certezze metodologiche dal punto di vista giuridico, la forensica dei portable devices, cioè frescati, digital system, Bergers, Mailing Pages, e quant'altro. L'insieme delle pratiche che appunto forensic vengono chiamate da parte, non è relativo all'informatica forensic. È evidente, lo dico perché talora capita di trovare qualcuno che equivoca, che la forensica interviene dopo che la sicurezza è stata violata. Cioè voi avete un sistema, mondo di informatiche, c'è della sicurezza, la sicurezza si cerca di violarla, i sistemi di incident response non tengono conto, e quello che c'è a quel punto ci sono degli indizi, degli elementi qua e là su cui fare la indagine. Quindi questo è il contesto, cioè la forensica è informatica forense, e c'entra con l'informatica, c'entra con la sicurezza, c'entra con l'incident response, ma è dopo, ed è più, è una parte lì. Le fasi sono state indicate e qui sono presentate. L'ultima è quella su cui ho insistito prima, quella di raccolta e descrizione degli elementi scoperti in un linguaggio molto comprensibile a giuristi, personale non tecnico, è considerabile come elemento di prova secondo le leggi in vigore, secondo i diritti, cioè secondo si cerca in un caso civile, in un caso amministrativo, in un caso del lavoro, in un caso penale, che è la maggioranza dei casi.
Si usa anche il termine evidenze digitali, poi uso dall'inglese digital evidence, ed è l'infinite possibilità di riproduzione. Alterazioni possono venire imperizie, possono venire per cattive fine. Ci sono, e direi che adesso elenco alcuni problemi che poi concludo, ci sono alcuni problemi tipici dove tutto quello che vedrete che è stato anche detto in qualche modo possono essere ricondotti. Uno è il problema dell'identità, cioè stabilire un collegamento forense adeguato tra un elemento informativo e l'identità virtuale di una persona, quello che dicevano prima sull'indirizzo IP. Stabilire un collegamento forense adeguato tra identità virtuale e persona reale. In questo slide dietro possono esserci moltissimi casi e moltissime fasi tecniche, e questo lo abbiamo chiamato problema dell'identità. Poi c'è un problema della locazione, cioè identificare la locazione fisica di un sospettato. Tenete conto che, essendo il più delle volte nell'internet forensics il fenomeno transnazionale, bisogna tenere conto delle implicazioni giurisdizionali di dove si è. Certi reati sono portati in un modo in un paese, in un altro modo in un altro paese, e in altri paesi non sono nemmeno considerati reati. Distingue fra dati statici e dati in transito. Un conto è la perquisizione, il sequestro, e l'altra è l'intercettazione dei dati mentre sono trasmessi. Questo e sono problematiche che vanno sotto questa classificazione del detto problema dell'organizzazione. Un problema importante è quello dell'integrità del dato, e qui intervengono, come sapete, meccanismi tipo hashing, meccanismi di firma. E il processo di acquisizioni deve tener conto del fatto che il elemento può essere modificato, e quindi, se può essere modificato, bisogna sempre essere sicuri che il dato di cui stiamo parlando è integro nelle varie fasi di un procedimento. E qui c'è una faccenda che ci topena. Dato che un procedimento penale copre 5-10 anni, come sarà? Adesso abbiamo questi telefonini intelligenti. Fra 10 anni come saranno questi telefonini? Completamente cambiati. E se abbiamo un caso ancora basato su un telefonino sequestrato oggi, che andrà a sentenza fra 8 anni, è irripetibile un accertamento. Le pile si sono scaricate. Io trovo le pile ancora del telefonino Galaxy che ho io, o del PC che ho io, di questo PC qua. Quindi questo problema è legato e bisogna tenerne conto. C'è un problema della cosiddetta viscosità, cioè questo è più nell'informatica, nell'internet, network forensics. Cioè, durante i processi di trasmissione, come sapete, proxy, di trasmissione e quant'altro, gli stessi file sono generati più volte, e ciascuno, l'internet provider, il server della facoltà, il mail server di casa vostra, quello che volete voi, e fa sì che ci siano più copie, e in generale la viscosità dei dati è un elemento a favore degli investigatori. Però è anche vero, è il giudice che decide. Quindi, se gli avvocati dell'indagato mettono nel giudice il sospetto che i dati provenienti da forme informatiche, beh, sono poi facilmente alterabili, e quindi, chissà se è vero che quel file mantenuto su un server che vi inchioda, in realtà dice, ma è stato modificato, come lei sa, è facile modificare. Cioè, la faccenda è che è il giudice che deve convincersi della cosa. Quindi è vero che la cosiddetta stickiness è di solito a favore degli investigatori, ma la percezione connessa che i dati provenienti dalla fonte informatica siano soggetti a rischio di alterazione può essere d'aiuto all'accusato, laddove, come fanno i
avvocato, sono pagato apposta, o fanno i furbi, i consulenti di parte che di fronte a noi, come raccontava prima Caccarella, se ne stanno zitti, dice che stavolta ti si fatta l'autogol, laddove possono essere sollevati dubbi sull'esistenza stessa e valore di forense. Poi c'è un problema di tipo di dati. La fonte è la codifica binaria e ci sono modalità diverse, per esempio, sul modo con cui si ottengono i dati di traffico e i dati intercettati. Cioè, sostanzialmente qui si dice, per dire una roba che è molto popolare, un'intercettazione è trattata dal nostro codice in maniera diversa se è un'intercettazione di dati analogici o se è un'intercettazione di dati digitali. Cosa vuol dire? Se voi telefonate con il telefono di una volta, è analogico. Se telefonate con dei dispositivi informatici e digitali. Però noi sappiamo tutti che se anche usiamo la vecchia apparecchio di casa e facciamo una telefonata che ci sembra analogica, forse è analogica nel primo miglio, poi diventa digitale perché viene convertita. Allora, che articoli di codice applichiamo? Naturalmente le parti in giudizio tendono a voler applicare la parte di codice 266 e 266 bis che è a loro più favorevole. E questo è legato al... c'è un problema di tipo di dati, c'è un problema di tracciabilità e c'è un problema di analisi che, su cui voi avete studiato in qualche corso la complessità computazionale. E se mai non avete capito bene se P si uguale a NP e dice ma a me cosa me ne frega. Interessa, perché capita che... come andate? Abbiamo preso, ecco. Se il giudice, il magistrato che indaga, abbiamo due esempi. Uno è sul volume dei dati. Un libro di 300 pagine occupa 650 kilobyte. Se fate un sequestro di materiale e sono, non so, 10 giga, voi siete, avete fatto il sequestro, siete i poliziotti, siete i periti, che comanda e che fa i dati, cioè il sostituto PM, il PM, qua studiato, mi ha potuto, il quale dice no, io non ho tempo di guardare il computer, non capisco le dita grosse, mi stampi tutto. Ora, stampare 10 giga di roba vuol dire stampare la roba alta così. Attenzione, ci sono delle gerarchie dei valori, c'è l'agente di polizia giudiziaria si sente dire dal dottore mi stampi, lui stampa, ma c'è di peggio. Ah, un'altra faccenda, fai le copie, copiare i file non sono immediate e tante volte avete per una consulenza tecnica 60 giorni, 90, 80, ci sono dei limiti temporali. Qui ho un dato grossolano, preciso, verificabile, ma ti dà un'idea. I tempi medi di copia sono di circa 2 GB al minuto, si impiegano quindi circa 8 ore a effettuare una copia bitstream, cioè bit per bit, di un hard disk alla capienza di 3 byte. Se dovete farlo come emerge da una perizia, dovete calcolare l'impronte, cioè l'hash di due file, ne fate due copie perché siete persone per bene, che avete però due, eccetera. Ecco, questa operazione qui, che è un pezzettino minuscolo di una perizia gigantesca, comincia alle 16.45 e finisce alle 18.14 e avete fatto quasi nulla, state solo copiando i dati per essere sicuri di poter lavorare su una copia e non sul, ripeto, sequestrato. Quindi questo esempio è, e qui c'è l'esempio che è quello, non so se abbiate studiato l'algoritmo dei patrimoni stabili. Voi avete delle persone che portate a casa vostra per tea party e queste persone si chiamano in questo modo e ciascuno ha delle simpatie. Attenzione, sono 5. E voi dite, bene, io essendo l'ospite, voglio mettermi seduti in maniera di non mettere quelli che non si sono simpatici vicini. Quindi seguendo questa tabellina che è la stessa di prima, cominciate da John, poi mettete me, Bob, Alice e quant'altro. A questo punto dice, è ottimale questa soluzione? No, probabilmente. Allora ne provo un'altra. Ne provo un'altra, ne provo un'altra ancora. È il problema della complessità. Per ogni ordinamento degli ospiti attorno alla tavola occorre verificare il gradimento di ciascuno di essi più vicini.
Se avete N ospiti, il numero di passi è un menu fattoriale. È combinatorio, da qualche parte teoria degli algoritmi l'avete studiata. Quindi siamo in giurisprudenza, per cui non sono accettate facce. No, perché se dici però di giurisprudenza, ti guardano, no, lo sanno. No, dai, qualcosa sapete. N-1 fattoriale, mi chiamo che cos'è. No, voglio dire questo. 5, 24, 15 e così eccetera. 100 è 9 per 10 alla 155 nell'ipotesi di avere un computer capace di eseguire 10 alla 10 istruzioni per secondo, che è circa un tempo. Questo perché ve lo dico? Perché in una prevista, tra l'altro, che è sui siti dove erano coinvolti alcuni di noi, buongiorno vitamini, il giudice, perché i quesiti funzionano così, il giudice, l'indagatore, il PM, il magistrato, vi pone dei quesiti, non è che dice dimmi un po', quindi dice tu mi devi dire questo. Allora può darsi che ti schiappi qualcosa del tipo, se stai indagando su un grosso provider, c'è gente che ha 8 milioni di indirizzi, non del unique, ma ne ha un certo numero, e vuole vedere le combinazioni di tutti con tutti, entra in un problema combinatorio. E anche qui, se lui vi chiede dimmi tutte le combinazioni che ci sono, voi obbedite. Fate, sapendo benissimo, se siete, ci avete studiato un po' di complessità di algoritmi, che è un problema insolubile. E quindi dopo un mese, non sto scherzando, dopo un mese andate lì e il giudice dice, allora, ah, dice, non è ancora finito il caso. Dice, come non è finito? E dice, ma hai dato tu un problema. Allora cosa fece il giudice? Inserì una frasetta, fornire, virgola, almeno a campione, virgola, degli esempi così, e quindi dopo risultato e soddisfazione. Quindi anche la complessità computazionale è importante per risolvere questo problema di vado alla fine, perché bisogna finire con una fine. Tendenza attuale, crescita delle indagini su violazioni. Attualmente, come in molti altri settori, gli effetti degli attacchi in una posizione sempre più avvantaggiata rispetto a chi non viene indagato. Tipicamente c'è quello di inserire delle teste di legno sul sistema altrui, malware. Modesta preparazione delle forze di indagine. Ci sono gruppi specializzati, non stiamo parlando male di nessuno, però gli sforzi che fa la Polizia di Stato, gli agenti dei carabinieri, gli uffici speciali della Guardia di Finanza, probabilmente non tengono il passo l'incremento del nemico. Quindi c'è una necessità di qualificazione tecnica e giuridica nel settore. C'è una crescita delle discovery, cioè dei casi dove c'entra l'informatica, per esempio nei processi civili. I processi civili, come sapete, sono milioni e l'anno sono bloccati, se ci mettete nel mezzo anche l'informatica, non si sa. Troppi dati da analizzare con l'informatica forense. È normale adesso avere montagne di dati, perché tutti noi produciamo dati in Facebook, da qualunque parte, con una crescita che è realmente esponenziale, cioè è nell'esponente, qualcosa che può dirci lui. C'è un problema dove ancora mancano metodologie che invece ci sono per i rischi per internet sulla mobile device forensic e sul cosiddetto cloud computing, e c'è una criticità della raccolta e analisi di dati volatili. I dati volatili, cioè presi nel momento del sequestro, cioè tipo, i dati che sono in una RAM, i dati che stanno passando su una linea, poi si fate, e come vengono raccolti è un punto del. Allora, ringraziamo ancora il professore per la presentazione, è stata estremamente interessante, piena di spunti, soprattutto per chi è informato, forse le cose giuridiche sono nuove, quindi fanno nascere tanti dubbi, tanti problematiche, magari nel corso dell'elezione si andrà a studiare un po' meglio. Facciamo una pausa brevissima di 5 minuti per stanchirci, per caffè, perché si piace un po', e tra 5 minuti ci saranno i due interventi del dottor Lomotto.